Questo premio che la Camera del Senato ha riconosciuto ad alcune classi di questo istituto. Ci dica lei di cosa si tratta. Il riconoscimento è un premio che riguarda un progetto curricolare di ampliamento dell'offerta formativa. Due classi, la prima A e la prima C, hanno ricevuto una menzione speciale da parte del Senato. Il progetto consisteva nell'elaborazione di un disegno di legge su problematiche che riguardano gli aspetti più delicati e le problematiche irrisolte della nostra società. In particolare, i due progetti di legge riguardano l'istituzione di una nuova materia scolastica, diciamo così, quella contro la violenza di genere, quindi l'educazione al rispetto di genere, a partire dalla scuola dell'infanzia, per poi proseguire nella primaria e nella secondaria. E l'altra proposta di legge riguarda l'abolizione dei veleni che vengono usati, ahimè, sia nell'agricoltura e sia nella preparazione dei cibi industriali. Veleni come pesticidi oppure coloranti e conservanti che hanno una conseguenza negativa sulla salute dell'uomo. In realtà a questo progetto hanno partecipato tre classi, c'è anche la prima B che ha partecipato con un disegno di legge sull'eliminazione della plastica, visto che la plastica sta producendo dei danni consistenti all'ecosistema. Sono state riconosciute meritevoli di menzione speciale la prima A del plesso monasterio e la prima C. È prevista la venuta di, oltre ai funzionari del Senato, anche di alcuni senatori che premieranno queste classi che hanno vinto questo concorso nazionale. E tutto questo è partito sempre da un progetto senatoriale. Il progetto si chiama Vorrei una legge che, è un progetto indetto dal Senato della Repubblica Italiana in collaborazione con il MIUR. Lo scopo del progetto è avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Questo concorso si chiama Vorrei una legge che ed è un concorso bandito dal Senato della Repubblica in collaborazione col Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, dell'Università e della Ricerca. È rivolto all'ultima classe della scuola primaria, quindi la quinta elementare, e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, quindi la prima media come in questo caso. I progetti arrivano da tutta Italia e lo scopo del concorso è quello di tutti i concorsi banditi dal Senato, è quello di avvicinare i cittadini, in questo caso gli studenti, le istituzioni scolastiche, alle istituzioni democratiche. Cosa fanno questi bambini? Preparano un disegno di legge su un argomento al quale sono particolarmente interessati, quindi possono essere argomenti che riguardano il territorio. Nel caso di Ladiano gli argomenti riguardavano la violenza sulle donne e i pesticidi, quindi hanno vinto due classi con due progetti. Arrivano progetti da tutta Italia, dopodiché una commissione formata da membri del Senato e membri del Ministero dell'Istruzione esamina i progetti arrivati e ne premia una serie. Alcuni vengono a Roma a partecipare alla cerimonia di premiazione all'Aula del Senato e altre scuole vengono, come in questo caso, visitate da una delegazione del Senato, una delegazione dell'amministrazione del Senato, della quale io faccio parte, una delegazione più politica, cioè dei senatori che vengono non in qualità di politici rappresentanti del loro partito, no, vengono come rappresentanti del Senato come istituzione, quindi vengono a fornire questo riconoscimento ulteriore all'istituzione scolastica, normalmente del loro territorio, che si è distinta a livello nazionale. E quindi normalmente quando noi facciamo le visite in giro per la penisola, i senatori che vengono ad omaggiare le scuole vincitrici sono senatori del territorio, che sono anche particolarmente vicini spesso alle tematiche trattate all'interno dei progetti di legge. Senatrice, senta,
con questi premio di riconoscimento a questi ragazzi? Si possono sfatare alcune dicerie che il Sud fannulloni, ignoranti e quant'altro ne dicano? Assolutamente sì, io ho incontrato in questi giorni ragazzi e ragazze davvero con una grande voglia di fare, con una grande voglia di contribuire, con una grande voglia di dimostrare che sono stati a scuola, hanno studiato, hanno approfondito, hanno riconosciuto anche le autorità all'interno del loro lavoro, i loro docenti in modo particolare. Oggi premiamo dei ragazzi e delle ragazze che si sono misurati su due temi complicatissimi e di grandissima attualità: la violenza di genere, la violenza contro le donne, e questi ragazzi e questi quei bambini e bambine sostanzialmente hanno indicato anche a noi decisori politici quali sono i temi che bisogna affrontare con grande determinazione, come bisogna prevenire la violenza contro le donne, come bisogna punire quelli che ancora non capiscono che bisogna rispettare l'essere umano e bisogna rispettare le diversità, così come sulle questioni dell'agricoltura. In questo territorio, un territorio fortemente impegnato sul settore agricolo, questi bambini e queste bambine ci dicono: mi raccomando, fateci mangiare dei prodotti sani, dei prodotti che non siano infestati dai pesticidi, valorizzate l'agricoltura a chilometro zero, combattete il lavoro nero. Ecco, io penso che questi bambini e queste bambine sono davvero la speranza di questo paese. Oggi a Latiano c'è un riconoscimento straordinario del Senato della Repubblica, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questa scuola, che ne dica qualcuno. Quindi oggi una delegazione del Senato con alcuni funzionari verranno a premiare delle scolaresche di Latiano. Il Comune in questo campo che cosa ci mette? Sì, intanto noi oggi effettivamente accogliamo con entusiasmo un comitato, una delegazione composta da senatori e da tecnici provenienti dal Senato della Repubblica. E questo per quale motivo? Perché i nostri ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Latiano e in particolar modo i ragazzi della prima A, della prima B e della prima C del Plesso Monasterio hanno presentato, dopo una bellissima discussione, redazione, tre disegni di legge che sono stati ritenuti meritevoli appunto di una menzione speciale. Io per questione di tempo non mi addentro sul contenuto di questi importanti disegni di legge, però posso tranquillamente affermare che dalla lettura degli stessi si può evincere e tastare quindi con mano la grande sensibilità, la grande maturità, il grande senso civico dei nostri ragazzi, perché oltre a fotografare il dramma della situazione ambientale, territoriale e anche quella riguardante la salute dei cittadini e degli animali in genere, ecco, hanno saputo individuare le giuste soluzioni a questi drammi, a questi problemi, presentando appunto questo importante disegno di legge. Cosa mette il Comune? Il Comune mette un grande sostegno, una grande vicinanza, una solidarietà a che questi lavori possano essere fatti propri da parte dei parlamentari oggi presenti, perché sono veramente meritevoli di tutela e di promozione, e quindi arrivare in Parlamento ed essere discussi lì e approvati da quello che è l'organo principe del nostro sistema costituzionale.